Buonasera a tutti gli amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento in collaborazione con Rubrica Sicilia. Abbiamo al telefono con noi Andrea Barbaro Galizia, benvenuto. Ciao Rita, ciao a tutti i nostri ascoltatori, ormai li faccio nostri perché ormai c'è una grande simbiosi tra Cristiani Today e Rubrica Sicilia. Esatto, infatti già abbiamo iniziato questo percorso un po' di tempo fa, siamo giunti alla quarta puntata, abbiamo iniziato ecco con la Madonna Addolorata di Marsala, poi abbiamo parlato del Santuario di Tindari, poi della Madonna della Rocca di Canicattì e questa sera appunto del Santuario della Madonna di Pompei che si trova a Messina. La storia della nascita del santuario appunto è dedicata alla Madonna di Pompei ed è legata soprattutto alla presenza dei Cappuccini a Messina. Infatti sì, e anche se possiamo dire che il primo santuario dedicato alla Madonna di Pompei sia recente, infatti risale all'Ottocento, però la presenza dei Cappuccini, dell'Ordine dei Cappuccini già nella città di Messina risale al circa al 1500, quando appunto due frati, fra Ludovico e fra Bernardino di Reggio, deciso appunto di edificare un primo luogo dedicato alla Madonna di Pompei, è proprio vicino alla chiesa della Madonna di Trapani. Infatti i Cappuccini poi lì si spostarono nei pressi della chiesa di San Giacomo e fuori dalla porta dei Legni, quindi siamo alla colonia del Borgo San Leo, dove edificarono proprio un convento che era dedicato alla trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo. E infatti proprio in quest'ultimo luogo divenne importantissimo proprio la formazione, venne ampliato il convento perché diventa anche una sede provincializia e anche sede dell'infermeria della provincia e degli altri delle sede degli studi. Ma diciamo perché questo santuario è dedicato però alla Madonna di Pompei trovandosi in Sicilia? Perché sappiamo che Pompei è il santuario appunto vicino Napoli. Esatto, sì. E principalmente l'edificazione del santuario era dovuta ad una figura, padre Giambattista da Francavilla, il quale appunto decise di creare un nuovo convento, una nuova chiesa proprio sulla collina dell'Oliveto, dedicandolo proprio alla Madonna di Pompei. Siamo nell'anno 1887, perché in seguito a questi danni catastrofici causati dal terremoto del 1908 e quindi dei bombardamenti anche intensi in seguito all'avvento degli anglo-americani, del 1943, proprio i Cappuccini furono messi a dura prova e decisero tuttavia di ricostruirla sempre più volte, come anche sinonimo del fatto che la fede non venga interrotta da questi fenomeni. E infatti la prima volta dopo il terremoto del 1917 venne ricostruita e poi anche in seguito nel dopoguerra, dove poi venne consacrata nel 1951, prima di diventare un vero e proprio santuario nel 1959. Quali affreschi troviamo all'interno del santuario? Prima dell'interno è una cosa che mi ha colpito molto, è la facciata del santuario della Madonna. Infatti c'è un grande meraviglioso mosaico della Madonna del Rosario di Pompei, mentre tutto il portale ligneo sottostante è decorato già da statue, bellissime statue. L'intera facciata comunque già cattura l'attenzione dei fedeli, devo dire anche dei non fedeli, che vengono attirati dalla magnificenza di questo istituto, che d'altronde insieme al rosone del campanile conferisce nella chiesa proprio il classico stile gotico. All'interno invece troviamo raffiguranti i 15 misteri del rosario e altre importanti pitture che vengono realizzate da padre Donigi da Drano, e nel 1994 penso un po' è stato ristrutturato tutto il presbiterio sul progetto del Monsignor Valerio Vigonelli della scuola di Beato Angelico di Milano. Infatti proprio qui venne affidata anche la restaurazione della dell'intero santuario, quindi ora visitandolo proprio percepisce anche un senso di rinnovo, proprio perché nonostante la ristrutturazione è avvenuta nel 1994, però si percepisce proprio questa pace, questa bellezza nel visitare il santuario al suo interno. Il convento oggi quindi possiamo dire che rappresenta per i messinesi un punto di riferimento importante per tutta la città di Messina.
Sì, infatti è un punto di riferimento perché è anche oggi sede della Curia Provinciale dei Cappuccini di Messina, ma è anche un luogo di formazione della vita religiosa, un centro di studi, infatti studio filosofico e teologico per i frati dell'ordine, e ospita anche una preziosa biblioteca che viene custodita dai frati minori cappuccini di Messina, ma comunque frequentata sia da cattolici che da non cattolici, quindi è anche un luogo di ritrovo, di riflessione, di molta cultura all'interno, ecco perché è un punto di riferimento. E infatti i frati possiamo dire che sono instancabili da questo punto di vista. Senti, invece il prossimo mese dove ci porterai? Il prossimo mese ci spostiamo sempre su quella zona, però come sai tu a me non piace rivelarlo, ma ve lo sveleremo più in là, perché mi piace sempre colpirvi alla sorpresa, ai nostri ascoltatori. Va benissimo, allora per intanto per questa sera ti ringraziamo. Ringraziamo noi voi, e anche perché io ci tengo e lo voglio approfittare del vostro canale a ringraziare voi, perché ci avete incoraggiato nella ricerca di questi santuari a noi sconosciuti, e in particolare il lavoro che noi facciamo sui santuari è il lavoro fatto da Andrea Santoro, che è il nostro punto di riferimento del territorio di Messina, ma anche comunque responsabile dei progetti della nostra associazione, e che va a contattare le proloco, le associazioni. Quindi diciamo ha un ruolo fondamentale. Esatto, ma lui infatti dice: grazie Andrea, ha appena sentito di questo, dice, me ne voglio occupare io, perché veramente mi piace andare a coinvolgere le associazioni, le proloco, eccetera eccetera. È anche un modo per far conoscere a tutti quello che è il turismo religioso, che devo dire ultimamente in Sicilia si sta risvegliando. Bene, bene, siamo contenti. Allora grazie Andrea di essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie a tutti voi di averci seguito. Vi ricordo che la puntata è disponibile fra qualche minuto sul nostro canale YouTube. Grazie e buona serata.